Vado da Odi Freddi, ma cioè no no nel no, senso ma il, quello che la signora ha detto, in una parola no, ha detto che in realtà la democrazia in cui viviamo è una democrazia limitata, perché quello che veramente conta è la mercatocrazia o mercantocrazia, che poi sono la stessa cosa. E d'altra parte anche tutte le polemiche sulle quali poi parleremo, no, sul ministro dell'economia, sì, no, dimostrano questo fatto, che uno può votare come vuole, ma nel momento in cui si arriva a due punti essenziali della politica, che sono l'economia da una parte e la politica estera dall'altra, non abbiamo assolutamente la possibilità di intervenire. Se la popolazione decide di fare una certa cosa, e questo tra l'altro dobbiamo tenerne conto, perché in 25 anni è il governo più rappresentativo che ci sia stato, perché c'è stata una legge proporzionale invece che una legge maggioritaria, e la Lega e i 5 Stelle insieme sono più del 50% dei votanti, non degli elettori, ma comunque votanti, no? Di quelli che sono. Quindi il più rappresentativo governo italiano sta dicendo che vuole fare una politica che è anti-europea da una parte, e anche eventualmente di cambiare alcune delle alleanze internazionali, per esempio togliere le sanzioni alla Russia, eccetera, sì. E qui si dice no, momento, queste non sono cose che la gente deve decidere, no? E quindi se volete mettere un ministro che è favorevole a essere... Diciamo non ama molto l'Europa, esatto, così no, com'è, che è euroscettico, non ama molto la Germania, o se volete dire sì, qualche cosa su Putin, dice non sono cose che potete fare, tra l'altro è una cosa che è stabilita anche dalla Costituzione, perché sono esattamente gli argomenti sui quali non è possibile fare dei referendum, cioè non si può chiedere il parere diretto degli elettori sulle leggi di natura economica e sui trattati internazionali. Però questo sono i momenti interessanti della vita politica, perché poi ci si dimentica nel momento in cui il governo è fatto, queste cose vanno automaticamente, però in questo momento scopriamo appunto di essere in una democrazia limitata, come d'altra parte si poteva immaginare.